prosegue l'esame della legge sui parchi. Comuni, nuova fusione. Documenti approvati in aula. Nella seduta del 21 luglio il Consiglio regionale ha dato il via libera all'indizione del referendum per la fusione di tre piccoli comuni nel biellese. L'Assemblea ha poi proseguito l'esame della legge per il riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e, in chiusura di seduta, ha discusso e votato alcuni atti di indirizzo. In copertina! Il Consiglio regionale ha proseguito, nella seduta del 21 luglio, l'esame del disegno di legge sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che era iniziato il 14 luglio. Il testo è stato esaminato e approvato nei suoi primi tre articoli. Un quarto è stato aggiunto sulla base di tre emendamenti presentati dal gruppo consigliare Forza Italia, modificati in base a quanto concordato con la Giunta regionale. In Piemonte si avvia l'iter per una nuova fusione di comuni. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo in provincia di Biella. Il referendum per i cittadini dei tre comuni potrà avvenire tra il 1 ottobre e il 15 novembre. In chiusura della seduta del 21 luglio, l'Assemblea ha discusso diversi atti di indirizzo. In particolare sono stati approvati una mozione per istituire un tavolo di lavoro che riveda le procedure di valutazione di impatto ambientale, VAS, tre ordini del giorno, rispettivamente per normare, valorizzare e sostenere il terzo settore, salvaguardare le competenze delle polizie provinciali e delocalizzare l'impianto di rifiuti pericolosi di Orbassano nella cintura torinese.